Italiani e azeri, due popoli che si sono incontrati a Bergamo per discutere di una storia comune. Questo è il fulcro dell'incontro che ha visto protagonisti il popolo robico e quello azero, che insieme hanno rivissuto il periodo della resistenza italiana grazie ad un libro, Dal Caucaso agli Appennini, scritto dal professore Michael Talalai, edito da Sandro Teti. Presenti, oltre allo scrittore e all'editore, anche una personalità di rilevanza internazionale, come l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian, Vakif Sadikov, il sindaco di Bergamo, Franco Tentorio, e Flavia Valentini, la figlia di una delle protagoniste del libro. Si è trattato di un momento di commemorazione nel quale, insieme a Vakif Sadikov, si è portata alla luce la storia di centinaia di cittadini di quella che all'epoca della resistenza in Italia era la Repubblica Socialista dell'Azerbaigian, ora Stato indipendente, che combatterono nel nostro paese, nel contesto di una pagina della nostra storia spesso sconosciuta, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 partigiani sovietici alla lotta contro il nazifascismo. Il libro del Caucaso alle Appennini, gli azerbaigiani nella resistenza italiana, sarà un lettore importante, prezioso, avvenimento relativo alla partecipazione della seconda guerra mondiale delle azerbaigiani, che hanno combattuto a prezzo delle proprie vite per la pace e il benessere delle generazioni future. È stata l'occasione anche per discutere, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando in Italia, dei possibili sviluppi e agevolazioni delle relazioni economico-culturali con l'Azerbaigian. Solo nell'ultimo anno ben 600-800 visitatori sono venuti nel nostro paese per motivi economici. Noi invitiamo gli italiani a venire a fare business con noi azeri, in quanto ricerchiamo il vostro know-how e l'alta specializzazione e professionalità.